Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare una piccola trottola in modo semplice e divertente. Per l'occasione utilizzerò la lama numero 2 di Einstein ed un blocchetto di tiglio da 25 mm di spessore. Chiaramente voi potrete scegliere le dimensioni che preferite e qualora ne abbiate la necessità, lascerò i link per acquistare tutto l'occorrente qui sotto in descrizione. Nella info box invece troverete l'indirizzo email ufficiale per inviare le foto e le clip dei vostri progetti che poi pubblicherò all'interno dei prossimi video. Ci ritroviamo subito dopo la sigla. Per prima cosa dobbiamo tracciare le diagonali. Dal centro che abbiamo ottenuto, tra poco ricaveremo tutti i riferimenti per creare lo stelo che ci permetterà di effettuare il lancio e logicamente anche la punta della trottola. A questo punto, con la matita, vado a tracciare una linea a 12 mm. E ne facciamo partire un'altra subito sopra a 3-4 mm. Questa sarà la parte conica dedicata alla punta. Questa sarà la parte del corpo a cui daremo una forma ottagonale e quindi vado subito a segnare dei riferimenti a 8 mm di distanza l'uno dall'altro. E questa la parte dello stelo a cui daremo una lunghezza di almeno 25-30 mm. E un diametro di circa 5-6 mm.
Direi che siamo pronti per indossare i nostri guanti e cominciare finalmente ad intagliare.
Non è necessario che l'estremità sia perfettamente a punta, anzi, ho notato che una punta leggermente arrotondata migliora la rotazione della trottola. Aiutiamoci prendendo come riferimento le linee tracciate per evitare di commettere errori di questo genere. Come potete vedere, lo stelo è completamente decentrato.
Ci siamo. Adesso non resta che tagliare alle estremità e poi facciamo qualche lancio di prova. Niente male. A questo punto la trottola è pronta per un bagnetto in olio di lino cotto, dopodiché penserò alla finitura con pittura acrilica. Detto ciò, metti un bel pollicione all'insù ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo video.